Salve a tutti, benvenuti ad un nuovo video commento di una partita del grande campione Garry Kasparov giocata nel 1985 in un match contro il tedesco Hubner in preparazione del match vero e proprio, il match bis, perché quello del 1984 era stato interrotto per motivi sanitari, contro Karpov, il campione del mondo in carica. Ora, benché Hubner non fosse veramente l'ultimo arrivato, era comunque stato presente ai tornei dei candidati più volte fino allora, pur giocando in casa a Amburgo, però aveva sempre davanti l'orco di Baku in persona, quindi sicuramente è stata una lotta dura, ma vediamo cosa è successo. Questa è stata proprio la partita iniziale del match. E Hubner gioca con il bianco e Kasparov con il nero, quindi si parte con C4, quindi un'apertura inglese a cui Kasparov risponde con E5, la più giocata, in cui chiaramente il bianco attacca da un lato il centro, il nero invece butta direttamente il pedone sfruttando l'assenza di pedoni bianchi nelle colonne di E. Comunque cavallo C3. Ora qui tipicamente una delle mosse più giocate è una di quelle evidenziate in verde, ma Kasparov gioca un pochino più conservativo e spinge D6. Il problema di questa mossa è che blocca dentro l'alfiere camposcuro, però in ogni caso rafforza questo pedone, quindi limite apertura solida, ma ci può stare. Chiaramente il primo game del match, sicuramente un pochino di parsimonia sempre bene. Comunque D4, quindi il bianco prova a colpire il centro. Ora in questo modo il nero può prendere, viene ripreso immediatamente di donna e pare che forse la donna è un po' esposta, per esempio a mosse come cavallo C6 che possono attaccare questo pezzo. Tuttavia il nero ha ancora da sviluppare ancora un pezzo, sono tutti fermi nelle case di partenza, quindi ci può stare. A questo punto la più giocata è direttamente cavallo C6, però in questo caso il bianco può riportare tranquillamente la donna indietro, non c'è problemi prima, tanto la donna comunque avrà da muoversi da lì, quindi un tempo il bianco dovrà perdere. Kasparov gioca cavallo F6, andando quindi a controllare altre due case per evitare che la sua controparte bianca possa scaprettare un po' troppo. E ora viene giocata G3. Ok, quindi evidentemente l'idea del bianco è quella di fianchettare l'alfiere per poter controllare su queste case, quindi contrapporsi anche all'avanzamento del cavallo F6 del nero. Un altro modo di giocare era quello per esempio di spingere B3, che è più comune in queste varianti. Comunque qui segue sempre cavallo C6, donna D2. In ogni caso si rientra più o meno in quello che è stato giocato nella partita vera. Comunque G3, si prosegue con cavallo C6, quindi la donna si sposta in D2. Ora non sembra molto opportuna questo posizionamento perché blocca l'alfiere camposcuro, che non può uscire dal buco di partenza, però l'idea del bianco è quello di fianchettarlo in B2, quindi spingerà il pedone B e poi questo alfiere potrà attaccare sulla grande diagonale senza troppi problemi. Ok, Kasparov ora gioca alfiere E6 ad attaccare questo pedone. Per il momento il bianco tergiversa. Ora forse si poteva pensare a giocare anche B3, però qua viene giocata prima cavallo D5, con l'idea di mettere un cavallo in una posizione avanzata, eventualmente farselo cambiare per ottenere un forte pedone in D5. Ora questo può essere sia un pro che un contro per il bianco, perché poi questo pedone magari può venire facilmente attaccato. In ogni caso Kasparov declina l'offerta, gioca cavallo E5, attaccando comunque questo pedone, dopodiché se viene preso il pedone si potrà far fuori pure il cavallo D5. A questo punto di fatto B3, una spinta piuttosto logica proprio per poter fianchettare poi l'alfiere in B2. Si prosegue con cavallo E4, attacca la donna, che se probabilmente a questo punto il cavallo dovrà essere spostato, che sarà facile preda di un contrattacco. Difatti donna E3, attacca il cavallo, che si ritira in C5, mantenendo comunque una posizione che potrebbe essere preoccupante a breve termine. Ok, il bianco continua con il fianchetto. Ora sembra una mossa logica perché attacca questo cavallo, il pedone che difende i cavalli è sovraccarico, può difenderne solo uno dei due, quindi ora qui il bianco minaccia di catturare in E5 per poi rifarsi sul cavallo C5. Forse però il problema di questo tipo di approccio è che qua
Il bianco ha spinto un g3, ma ancora non ha fiancheggiato l'alfiere e sta praticamente trascurando in modo completo lo sviluppo dei pezzi sull'ala di re. Quindi il re non può arroccare, il re è costretto a mantenersi in una posizione non proprio ottimale e lo sarà per diverse mosse, quindi qua il nero può cominciare a tramare nell'ombra e la mossa che segue ha proprio questo scopo. Nonostante il bianco stia minacciando roba piuttosto pesa, qua Kasparov gioca c6, contrattacca sul cavallo, quindi in principio non lascia tempo al bianco di giocarsi questo trucchetto. Il cavallo si sposta, di fatto il bianco mantiene le minacce sui cavalli e inoltre minaccia pure di cambiare l'alfiere. Il problema ancora è che sta trascurando nuovamente lo sviluppo. D'altra parte era stato attaccato, quindi poco male. Notate che la spinta c6 aveva uno scopo secondario da non sottovalutare, visto che il re bianco è molto debole su questa diagonale. Con la c6 il nero si può anche pensare di frapporre con la donna andando ad attaccare il re. Ora al momento non è fattibile perché il bianco può semplicemente frapporre l'alfiere e bloccare l'attacco, anzi rimandandolo al mittente, però in futuro non si sa mai. Ok, ora comunque resta il problema per il nero che questi due cavalli potrebbero finire sotto, per cui cavallo g4, attacca la donna. Qui forse poteva essere giocato pure cavallo per e6, però dopo f per e6 chiaramente il nero non può prendere la donna subito perché era minacciata la propria. A questo punto per esempio donna f3, attacca il cavallo, e però il bianco comunque mantiene qualche problema da gestire di troppo su questa diagonale, quindi ok, era un'alternativa ma non risolve il problema principale di questa posizione. Ok, viceversa donna si sposta in d4, ok, buona cosa, si minaccia comunque cavallo per e6 con scoperta su quest'altro cavallo. Inoltre si continua a difendere la casa c3 nel caso il nero voglia dare scacco, quindi plausibilissimo. Di fatto però c'è un problema e qui Kasparov decise che è il momento di passare all'attacco. Cerchiamo poi di capire quale può essere la mossa che ha giocato questo fantastico giocatore qui. La scelta del nero qua è stata il sacrificio cavallo 4. Ok, allora a prima vista si vede che nello sta attaccando f2, casa che non è, cioè è difesa sì da re e donna, ma sono pezzi molto forti rispetto a due cavalli, quindi è come se fosse indifeso il pedone al momento. Il cavallo però è in presa, cerchiamo di capire che problemi dà la cattura donna per 4. Il problema è che la donna non difende più la casa c3, quindi a questo punto semplicemente donna a5 scacco, se si frappone l'alfiere viene preso, quindi tanto vale cominciare a scappare col re. Il problema è che il re può scappare solo in d1 e poi prendere questo doppio, quindi fondamentalmente nero ha ceduto un cavallo per poi prendere la donna. Ok, quindi c'è, a questo punto Hubner preso un po' alla sprovvista deve iniziare a pensare a qualche controgioco, perché ora qua l'entrata del nero su f2 è abbastanza impellente. Cosa potrebbe aver giocato qui? Proviamo a capire come fare a difendere questo pedone. L'unico modo sensato pare essere per esempio cavallo h3. Ok, si rientra in difesa col cavallo. Questo però non risolve intanto il problema di donna a5, scacco, per cui ci sarà sempre re d1. Dopodiché una difesa sola non basta. Di fatto, per esempio, cavallo e per f2, il primo cavallo parte e poi si ha questa spinta c5 che distoglie la donna da questa difesa. Non c'è tempo di prendere il cavallo, se no si perde la donna. Quindi occhio, i pezzi importanti tenerli sempre al sicuro perché potrebbero essere vittime di mosse intermedie. Ok, questa mossa che apparentemente non c'era perché uno si stava concentrando sulla lotta tra questi due cavalli, però prende il tempo al bianco che per salvare la donna la deve spostare e dovrà cedere questo pezzo, per cui probabilmente la mossa migliore qui per cercare di salvarsi è contrattaccare la donna nera, però si prende qui, il bianco per ora si rifà, però poi il nero fa fuori il cavallo e di conseguenza pure la torre. Ora è vero il cavallo viene fatto fuori, però una qualità e un pedone al nero restano
completamente di diritto e quindi passa in un discreto vantaggio materiale che non dovrebbe aver problemi a concretizzare. Un'altra opzione poteva essere, boh, proviamo a dare il doppio a questi cavalli. Ovviamente i cavalli non hanno alcuna paura perché c'è comunque questo scacco e dopo re d1 c5 e la donna non può più neanche difendere questa casa. Che il problema tra l'altro è che la donna non ha nessuna casa sicura dove poter andare. Per esempio anche se si sposta qua si becca comunque un doppio alla successiva. Ok, quindi cosa si è inventato Hubner qui? Quindi dopo donna d4 seguita cavallo e4 non è stato preso il cavallo ma ha giocato alfiere h3 che comunque dà una piccola minaccia a questo cavallo e soprattutto dà una via di fuga al re che potrà scappare eventualmente su questo scacco nella casa f1. Si prosegue quindi con lo scacco dato da Kasparov, comunque tende a tenere il re avversario sotto controllo e ora cavallo g per f2. Contrattaccando l'alfiere, soprattutto togliendolo dalle mira delle alfiere, ma attaccando la torre che è praticamente intrappolata. Ora, sembra che il nero qui sia in pieno controllo, però in realtà il bianco ha un certo numero di scappatori. Innanzitutto, questo alfiere che ora è attaccato doppiamente viene cambiato. Alfiere per e6, qui segue f per e6. E ora il contrattacco del bianco, cavallo per e6. Ottima scelta e fondamentalmente è l'unica che può garantire qualche via di fuga al bianco. Qui il nero non ha tempo di catturare la torre, anche perché poi perderebbe questo cavallo e probabilmente perderebbe pure l'altra a seguire. Quindi deve un attimo gestire la situazione di questo equino entrante in casa. E non fa mai piacere quando un equino entra. Per cui qui re d7. Intanto comincia a tenere un occhio su questo cavallo e impedisce eventuali scacchi come tipo cavallo per g7. Di fatto comunque ora il bianco si trova col cavallo in e6 attaccato, la torre attaccata e re certo non è una posizione facile da gestire. Quello che viene scelto però è una mossa abbastanza saggia. Cavallo h3, si cerca di smontare intanto questo cavallo nero, al solito il bianco non può prendere troppo agevolmente in h1 perché prima perde il cavallo in e4 e contemporaneamente difende il cavallo e6 e poi attacca il cavallo h1, quindi c'è da scegliere qualcos'altro. Di fatto però ora questo cavallo è un po' minacciato, qua è necessario prendere dei provvedimenti. Non c'è molta scelta di fatto. Qui il nero è costretto a prendere in h3, dopodiché cavallo per e4, e ora eventualmente il bianco può attaccare su g7. Ora attenzione perché una mossa diversa poteva essere magari qua attaccare su g7. Il fatto però è che il nero può giocare torre g8, e ora il problema è che questo cavallo è intrappolato e non può quindi più recare fastidio all'avversario. Anche la donna controlla le case di ritiro, non c'è proprio scampo. Ok, ad ogni modo cavallo h3 giusta, il Kasparov cambia, quindi qui quasi forzata donna e4, si difende il cavallo e ora effettivamente si minaccia qualcosa pure su g7. Però qua nuovamente c'è una mossa di Kasparov che permette di mantenere il nero in sella. Alla fine di questa variante è ancora la scelta giusta quella di Kasparov, torre 8, che va a inchiodare il cavallo sulla donna, quindi togliendo qualsiasi velleità di cavallo per g7, per esempio. Tra l'altro ora questo cavallo è pure in presa, quindi c'è da trovare una soluzione. Anche qui non ci sono molte scelte. Si potrebbe pensare di giocare per esempio donna g4, attaccando il cavallo e mantenendo una difesa, magari minacciando qualche scoperta eventualmente. Ora è chiaro qui, torre per e6, donna per h3, donna d2, il nero passa subito all'attacco, tra l'altro minaccia doppia, alfiere e pedone e2, qui il bianco deve cedere materiale e comunque si dovrà ingoiare un attacco molto pesante del nero in arrivo con la donna così minacciosa. Per cui la scelta è quella di giocare cavallo h5, un suicidio, però è scacco. E dopo che il nero avrà risolto in un modo o nell'altro, chiaramente conviene prendere di donna per mantenerla più attiva piuttosto che prendere di pedone,
qua segue comunque donna g4, ok? Quindi una variante simile a quella precedente, soltanto si sacrifica prima il cavallo per poter prendere il cavallo h3, lasciando forse il nero un pochino più sulla difensiva, non ha a disposizione per esempio donna d2 come la variante precedente, per cui il re si sposta al sicuro, donna per h3, e ora ancora una volta c'è bisogno di una mossa che mantenga forte l'iniziativa del nero, e Kasparov sceglie alfiere 7, pronto a portare una torre su questa casa. Ora, qui effettivamente sembra ci sia una mossa che blocca completamente questa idea del nero. Difatti, Hübner può giocare alfiere per g7, attacca la torre e blocca allo stesso tempo l'ingresso su f8. Quindi sembra che il piano di Kasparov sia completamente stato smontato. La realtà però è un'altra, perché Kasparov tira fuori l'ennesimo asso dalla manica e gioca comunque torre h f8. Sacrificio di qualità, quindi qui il bianco può prendere, ovviamente è abbastanza logico che dovrà farlo, altrimenti poi la donna entra in f2 e sono guai, entra sorretta dalla torre, per cui alfiere per f8 e torre per f8, quindi sacrificando la qualità il nero comunque riesce a far entrare la torre in gioco con scacco. Qui è ovvio che l'unico modo per salvarsi è cercare di scappare al centro, perché in caso di re g2 c'è matto subito con donna f2, per cui re 1 unica soluzione, a cui però segue la spallata finale di Kasparov, perché si approfitta anche del fatto che la donna bianca in h3 c'è dovuta andare proprio per recuperare il cavallo di svantaggio, lasciando quindi il campo libero agli altri pezzi del nero, per cui donna f2, re d1, donna d4 con scacco e attacco doppio alla torre, quindi re si doveva togliere dalla prima traversa per permettere la difesa del proprio pezzo forte, per cui re c2, donna e4, altro doppio che forza del bianco nuovamente a non potersi infilare in prima traversa, che in questo punto sarebbe la più sicura per lui. Mi costringe re d2 e ora può entrare in gioco anche l'alfiere con alfiere g5 scacco. Ok, il re comincia a essere veramente circondato, re c3 resta l'unica soluzione papabile, a cui segue donna e5 e il bianco sventola la bandiera del proprio colore, bandiera bianca, abbandona, ed è a questo punto abbastanza capibile, perché si può provare a rimanere in centro, per esempio re d3, provando anche a difendere questo pedone, però qui segue donna e 3 scacco, il re si deve infilare in c2, donna per pedone, re b1 e dopo torre f2 non c'è verso di controllare tutte queste case in nero qui da matto. Veramente in poche mosse, che okay, poteva dare uno scacco, ma bastava che il re, il bianco poteva dare uno scacco, ma bastava che il re andasse in b6. Altre alternative poteva essere per esempio re b4, mettiamo che il re vada in fuga, in questo caso dà onore anche al re avversario con re b6 che prepara donna a5 matto. Qui si può cercare di parare tipo spingendo a4, però prima alfiere f6 che chiude queste case per lasciare la possibilità alla donna di entrare e dare matto in qualche modo. L'unica è crearsi una possibile casa di fuga, ma ciò non è sufficiente. L'idea semplice è quella di giocare donna c5 scacco e poi una volta che il re si è infilato sulla colonna A dargli matto con donna per a5, qua no, non si para. Anche se il re scappa subito c'è pure matto più in fretta, quindi il bianco anche qui va a finire molto molto male. L'altra alternativa è provare a scappare qua in A3, provando a cercare la fuga in B2, ma si segue con donna scacco in A5, re B2, alfiere F6 scacco, minacciando di infilata pure la torre. Di fatto però permette pure l'ingresso di donna in C3, dopo re D1 fa fuori la torre, poi andrà fatta fuori pure l'altra. Vabbè, a questo punto, anche se il nero non dà matto subito, comunque ha un vantaggio di materiale direi nettamente incolmabile. Molto bene, inutile dire che Hübner, nonostante il proprio livello di gioco, non era proprio all'altezza di un Kasparov che di lì a poco divenne campione del mondo, e lo ha dimostrato un po' in questa partita in cui qualche leggerezza di troppo ha lasciato un po' il lato di re non ben sviluppato, dando possibilità tattiche enormi alla propria bestia di avversario. Quindi il resto è abbastanza storia. Che possa esservi di lezione in futuro, occhio
a non sviluppare i possibili arrocchi corti del re, perché nel caso l'avversario sappia come entrare nelle vicinanze del monarca, saranno veramente dolori. Ok, quindi per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo, a presto e ciao ciao!